Nonostante il campionato stia osservando un lungo periodo di pausa, ma eh, certamente eh, in Serie B gli occhi puntati sono soprattutto eh, per il calciomercato. E tra le squadre che, sicuramente, almeno si spera, possono essere eh, attive eh, sia eh, in, nel mercato di entrata che in uscita c'è il Catania. Ad oggi, Max, che voto possiamo dare al, al calciomercato del Catania? Di riparazione? Ad oggi sospendo il giudizio perché è giunto solo Belmonte. E, e la problematica di fondo è quella più che di comprare, che è fondamentale, è quella di, 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 di smettere dei giocatori che hanno fallito fino a questo momento a Catania. Quindi noi attendiamo degli arrivi e soprattutto che i giocatori che hanno fallito vadano via da Catania. Questo è fondamentale. Tipo chi? Belmonte è un profilo giusto. Noi speriamo che arrivino altri Belmonte. Dicevo prima, ti chiedevo tipo chi, eh, tanto per citare qualche nome di giocatore che ha fallito quest'anno a Catania. Beh, eh, ho, ho del tempo, eh, perché la lista è lunga. <ride> no? No, eh, diciamo che giocatori come Leto, come Castro, come Rolin... Come Calello, ecco, come Monson, Peruzzi. Ecco, sia l'anno scorso sia quest'anno hanno fatto molto male. Quindi, noi attendiamo che, se non tutti, almeno diversi, possano tornare in Argentina o andare in altre squadre e che il Catania prenda dei giocatori adatti alla Serie B, come sulla carta e Bel Belmonte. Allora, eh, se è possibile, vediamo con l'ausilio della regia anche la classifica del campionato cadetto. Io la vedo già alle mie spalle. Eh, e allora, ecco qui la classifica. Al di là del campionato a parte che sta facendo il Carpi, eh, purtroppo stiamo notando il Catania. In piena zona retrocessione eh, a quota 21 insieme al Crotone, ma per una questione poi eh, di eh, come dire, classifica vulsa, il Crotone sarebbe quello che a oggi chiaramente eh, retrocederebbe in Lega Pro, cioè la Serie C, come è stata nuovamente eh, ribattezzata. Eh, a questo punto del, camp del campionato, ma anche del calciomercato, eh, Max, possiamo certamente dire che il Catania ormai deve ambire solo alla salvezza. Ma, eh, noi in radio per adesso stiamo ottenendo questo profilo perché le illusioni non hanno mai portato da nessuna parte. Il Catania è in zona retrocessione, ha disputato un, un orrendo girone d'andata e se non cambia molto rischia di retrocedere in Lega Pro. Detto questo, se il Catania riuscirà a fare alcune cose, già l'allenatore l'ha preso, il direttore sportivo eh, dell'Icarri è, è giunto a Catania. Se cambierà 5-6 eh, giocatori e comincerà ad ingranare, eh, il campionato di Serie B è questo: con tre, con tre vittorie ti ritrovi sopra. Quindi. Si può sperare anche di riagganciare la zona playoff, però al momento la cosa più importante è cercare di arrivare almeno a metà classifica. Senti, c'è da rifondare tutta la difesa? Si parlava per quanto riguarda il Catania. Sì, 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 ma infatti il Catania sta facendo questo: i due terzini, Peruzzi e Monson, sono andati male sia l'anno scorso sia quest'anno, oltre agli infortuni ovviamente. Spolli ha delle problematiche fisiche importanti, Gomber è infortunato e ne avrà ancora per, per tanto, eh, Rolin ha fatto molto male oltre ad avere tanti infortuni, quindi eh, Capuano ha 57 anni, quindi eh, bisogna prendere 3-4 difensori. Ancora classifica a nostra disposizione perché c'è l'altra squadra.